Ok, dato che il rumore della cascata non è così fastidioso quanto mi dicono tutti, cioè non nei commenti in privato, perché in questo momento qua chissà quando mai uscirà questo video. E continuerò così. Ho disattivato la soppressione dei disturbi così almeno si capisce quel che dico. Cioè, almeno se non si capisce è colpa mia, non è colpa del microfono. Okay. Scusami. Non per... È precipitato. Cioè, qui c'è un coso che non posso buttare giù. Se non in modo sta... Ah, vieni giù. Ok, non credo che sia questo il modo. Mi sono sempre venuto giù. Comunque, sì, devo decisamente andare là sotto. Qui posso attaccarmi. Cazzo. No, in questo muro qua. Non so, il gioco spontaneamente decide lui. No. Allora, fatemi esaminare un po' la questione. Abbiamo sta gru qui che scende lì. Adesso posso arrampicarmi su queste scatole che mi sembra messa apposta apposta, no. Sembrava non messa apposta apposta, ma in realtà col cazzo. Proprio per nulla. Aia l'orecchio sinistro. Ok, andiamo di qua, vediamo un po' che c'è. Mi sembra niente. Che cacchio non di su. Qui su, no. Ok, va, è una cosa che non posso sapere. Per me non ho ancora l'abilità giusta, non so. Comunque qui si potrebbe scendere a livello teorico proprio. Cioè, è pure illuminato. Però posso farlo più tardi. Oh, aspetta. Ah, ecco come si fa. Vado a prenderlo. No. No, non in quel senso. Ok, non si può. Però per me sì. Un secondo. Io voglio riprovarci. Sono curioso di vedere se... E non me lo può attaccare a sto coso. Deve essere proprio appiccicato, appiccicato. Vediamo un po', se non lo fa neanche così... Vuol dire che non è così che devo fare. Posso dare fuoco? No. Non so neanche perché ci ho pensato, onestamente. Scendiamo qua. Ma te vedete da quanto tempo è iniziato la parte? Boh, non lo so. Comunque, l'una è 11. E sono già morto. Devo stare più attento. Tanto mi devo sistemare meglio le orecchie perché sono distrutte. Queste cuffie nuove qua non sono così confortevoli. Quindi mi sto spaccando le orecchie. Comunque, non fa neanche così schifo. Il tiro che ho detto nelle altre parti. Cioè, vuol dire, i rumori di fondo. La cascata c'è. Però non è così insopportabile come ricordavo, cioè è un po' più accettabile. Quindi sì, mi lamentavo troppo, forse mi aspettavo io un prodotto un po' migliore, visto che avevo speso 12 euro, insomma mi aspettavo un prodotto di più qualità, però sì, forse sono anche io che perdono troppo, dai. Perché c'è gente insomma mi ha detto, ma guarda che 12 euro non sono tanti per delle cuffie. Però secondo me sì, cioè sono io, magari i miei 12 euro sono, manco meno di 12 euro, non so, di chi compra le cuffie di solito, però per me 12 euro sono tanti. Comunque, cioè, che quando c'è l'effetto di luce fa questa cosa qua. Quando c'è il sole. Oppure è un bug, non lo so. Sarebbe più facile che sia tipo un effetto. Questa nave qua sarà piena di nemici, suppongo. Vado così intuito. Già ne vedo uno. Secondo. Ma che stanno abusando di qualcuno? Ok. Al momento che posso tornare indietro, voglio vedere se c'è qualcosa. No. Per nulla. Mi serviva solamente far vedere un po' di texture buggate. Voi due, andate a risistemare quella roba appena avete finito!
Ciao. Si gira attraverso la telecamera, la saluto, giustamente, perché è educazione. Guarda come non la vedono, eh. Non posso fare un cazzo da qui dietro. Meglio che devo aspettare che finiscano. Ma perché se io avanzo, mi sparano contro sicuro e mi uccidono. Guarda come le armi appaiono, stile Metal Gear. Ok, mi tengo pronto. E sono qui e non mi vede, eh. Sta guardando nella mia direzione. E non mi vede. Ma ecco, stavo dicendo, ma come non mi vedono? Sono proprio ciechi. Oh mio Dio, cos'è sto coso? Spara, spara, tutti inutili, ho notato. Per le granate fanno qualcosa? Ma che neanche. In posizione, muori! Ok. Aiuto, aiuto. No, dimmi che c'ho qualche una seconda possibilità. Però in testa non è che vengo ucciso. Infatti. Oh, proprio. E ora ucciderò te! Proprio l'ho colpito in testa. Fate che è un po' troppo grande per essere una persona. Sei ancora alto 3 metri. È tutto corazzato, non si è messo. Vieni qui, vermiciattolo, ti schiaccio! Non ho avuto l'idea di mettersi un casco. Veramente, è proprio poco furbo. Però dai. Come fa a resistere a dei proiettili in testa? Cioè. Oh, cosa fu? Ok. Minchia. Che violenza, proprio. Era pienamente God of War questa cosa. Non lo posso saccheggiare, vabbè, tecnicamente l'ho già saccheggiato nel filmato, però. Cavacca, sto boss è stato potente, effettivamente. Non mi aspettavo una persona che resistesse a 5 colpi di. Non è che 6 o 7 colpi di pistola in testa. Proprio è una cosa che non ti aspetti, però. Sono cose che esistono. Con il seriatore puoi tirare solo esattamente come ti ricordo. Ah, ecco. Sono io che ho sbagliato. Dov'è che sono questi oggetti pesanti che ho perso di corde? Eccolo lì. Risalitore. Confido in te, quadrato. Distruggiamo. Minchia, bisogna proprio distruggere veramente questo quadrato. Bene, ecco. Adesso sappiamo cosa dobbiamo fare con qualcosa di prima. C'è questa nave qua e. È in rovina. Praticamente, veramente messa di merda. Tutto per terra, cioè. Rieccomi qui. Pistola. Che è successo? Non ditemi che sta per affondare pure lei, perché. Sembra passata una vita. Ah, è la stessa nave in cui eravamo noi questa. Cacchio, io mica l'avevo capito. Dov'è il resto della squadra? E sotto c'era un superstite. Ne hanno trovato uno vivo. E ha provato a intrufolarsi a bordo. Poi è scappato di sotto. La nave sta volando a picco. Tanto male lasciarlo morire laggiù. Mi sembra un dato sensato anche a me. Che non l'avevo visto. Ah, aiuto, chi è che ha lanciato cosa? Dove? Pistola alla mano. La Tomb Raider, insomma, la Croft non c'era due di pistole. Cioè, com'è che qui ne ha solamente una? Oh, aiuto. Fuoco, no, non a me. Ecco, lì c'è qualcuno.
moto. Sono finiti, credo, non ne vedo altri. Ok. Questo gioco qua comunque mi sta piacendo molto, molto, però mi sta piacendo ancora di più di quando posso mutare il microfono. Perché mi permette di godermi meglio i filmati, anche quei pochi proprio che ho già visto, perché erano veramente pochi. Ok, andiamo di qua. Cioè sembra Tom... no, sembra Resident Evil. È proprio quello che ho fatto io, Revelation. Che se non avete visto andate a vederlo perché è venuto veramente bene. Seppur fatto come un vecchio computer. Un giorno forse lo rifaccio con un nuovo computer, forse. Forse. Non è solamente quello il problema. No, ho capito perché c'è sto problema, dai. Un secondo, Mi consola sapere che non sono l'unico a avere questo problema, quanto stanno dalle ricerche che ho fatto, ma è una rottura di palle lo stesso. Se appare di nuovo io mi incazzo. Allora, almeno possiamo guardare qua, poi mi sono girato e non c'è niente, ok, meno male. Che succede? Stai bene? Sono bloccato qui, nel suo maluccio. No! Merda, la porta è bloccata! Ok. Resisti! Ti tirerò fuori da lì! Ah, ok. Ma... brigati, ok? PC Master Race, il computer è la miglior console, gente. Sono tutti dice, non ci sono mai problemi su computer. Non voglio creare un dibattito, però veramente, che due palle. Scommetto che se giocavo sulla PlayStation queste cose non accadevano. Come quel che mi pare, proprio. Vabbè. Allora. Fare così? No. Il gancio può muoversi là. Prova a usarlo per togliere i cavi che bloccano la porta. Il gancio? E che cazzo vuol dire il gancio? Dice questo? Vado a intuizione che dica quello. Scusami tanto. No, niente, ha un effetto di luce. Questo è un tubo. Attacco al tubo, aia. Il gancio può muoversi là. Prova a usarlo per togliere i cavi che bloccano la porta. Il tubo si muove a caso, così, perché spontaneamente. Allora, il gancio può muoversi. Muoversi, che gancio intende? Una bella domanda, che gancio intende allora? Ah, forse questo, sì, questo. Non l'ho notato perché non l'ho notato. Devo prenderlo così. Non come le persone normali con le mani, no, così devo prenderlo. Sì, quello che sto facendo. Il binario è bloccato. Dovrei salire lassù e cercare di sistemarlo. Saliamo. Cioè, non è una cosa più sensata da fare, ma forse della parte sbagliata, anche senza forse, no. Fa vedere un po'. Dice che posso stare di qua. No, cazzo! Mi hai fatto per la paura. Ok. Il binario è bloccato da quel tubo di merda. Andare lassù e cercare di sistemarlo, quindi devo. Ok. La scendo. No, devo continuare ad andare di là. Però posso vado giro dove mi pare. Quindi andiamo di qua e vediamo un po'.
cosa succede se posto di qua. Faccio fare un po' il giro turistico perché così. Ecco, di qua, perfetto. No, no, tranquillo, tanto. Volevo fare il duro e salvare la giornata. Invece le cose non vanno come prima. Lara, sono messo male. Ok, ci sono. Salvare la giornata. Lara, Alex! Alex! Osso. Alex! Tra poco sarai fuori da lì! Ora, sgombriamo il passaggio. Ok, allora. Devo farlo arrivare lì, quindi. Ok, ho capito, devo tirarlo di qua. Nah, di qui. Davvero. Ah, ma cambia qualcosa se lo tiro di più o lo tiro di meno? Per me non cambia niente, per me è lì solamente per bellezza. Vabbè. Vediamo un po'. Salvare la giornata comunque è un modo di dire in inglese, no? Non si può usare in italiano. Ok, direi che c'è sicuramente un filmato, a meno che non sia morto, in tal caso non c'è un filmato. No, è ok, è vivo. Oh, Alex, hai gli attrezzi? Niente male, eh? Ora ti libererò da qui. No! Scusa. Beh, addio alla mia carriera di ballerino. Che fai? Così ci ammazzi! Questa sarà la mia tomba, Lara. Prendi gli attrezzi. Non senza di te. Almeno una volta nella vita, lasciami fare l'eroe. Gli altri colpi. È stata una scena abbastanza. Se l'audio non fosse stato così basso per le voci. Sarebbe stato ancora meglio, ecco. Prima ho dovuto tipo sistemare qualcosa nella scheda audio. Giusto. Non sistemare qualcosa nella scheda audio in modo che si sentano di più le voci e meno gli effetti sonori, perché sennò non si sente veramente un cazzo. Comunque, appena posso salvare interrompo la parte, perché sennò mi dura troppo poco, dipende. Cioè, per incidente può dipendere, adesso non mi sto a spiegare il mio meccanismo mentale che ho fatto per fare questo ragionamento, però può effettivamente succedere. Ok, penso che devo andare di qua, sì, appunto. Abbastanza facile come cosa. Com'era R1? No, era quadrato. Vabbè, io vedo le cose troppo platform, evidentemente, perché non esattamente, devo dire. E non so, mi aspettavo tipo che si attaccasse subito, non appena mi buttassi, però sì, vedo le cose troppo platform. E troppo poco, non so, gioco 2013. Perché sei del 2013 sto gioco. Ci sto giocando con 2 anni di ritardo, ma chi se ne frega.
poi la gente si lamenta dicendo non è più Tomb Raider, così è diventato Uncharted. Sì, ma chi cazzo se ne frega, cioè. Devo dire, ok, ma Tomb Raider aveva fatto il suo tempo, immagino, cioè, credo io. Da quel che mi ricordo la PlayStation 1 è un gioco che insomma è invecchiato, cioè non è più che puoi riproporlo un giorno d'oggi come se niente fosse. Ma intanto ha salvato, no? Interrompo la parte qua e fine. Perché se no. Un secondo, che carica. Cioè che sì, posso anche rompere lo stesso, che se ne frega.